La mente aliena. Un racconto di Philip K. Dick. Se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo, potete aiutarmi ai link che trovate in descrizione al video, facendo una piccola donazione, abbonandovi al canale oppure assoldandomi per una lettura su commissione. Grazie. Buon ascolto. Inerte, nei meandri della camera teta, lui udì il debole squillo. E poi la sinto voce. 5 minuti. Ok, disse a fatica e uscì dal sonno profondo. Aveva 5 minuti per correggere la rotta della nave. Era successo qualcosa al sistema di autocontrollo. Un errore da parte sua? Improbabile. Non faceva mai errori. Jason Bedford che commette errori? Difficile. Mentre barcollava verso il modulo di comando, vide che anche Norman, che era partito con lui per tenergli compagnia, era sveglio. Il gatto volteggiava in lenti cerchi, tirando le zampate a una penna che chissà come si era liberata. Strano, pensò Bradford. Credevo stessi dormendo con me. Bradford studiò il diagramma di rotta della nave. Impossibile. Una deviazione di 1/5 di parsec in direzione di Sirio. Avrebbe aggiunto 1 settimana al suo viaggio. Con truce precisione risistemò i comandi, poi inviò un segnale di allerta a Meknos 3, la sua destinazione. Problemi? Rispose l'operatore meknosiano. La voce era fredda e secca, aveva il tono monotono di qualcosa che a Bedford faceva sempre venire in mente un serpente. Lui spiegò la situazione. Abbiamo bisogno del vaccino, disse il meknosiano. Cercate di mantenervi in rotta. Norman, il gatto, volteggiò maestosamente nel modulo di controllo. Agitò una zampa e colpì a caso. 2 pulsanti attivati emisero un leggero bip e la nave cambiò rotta. Allora sei stato tu! Disse Bedford. Tu mi hai umiliato agli occhi di un alieno. Mi hai ridotto al rango di un imbecille davanti alla mente aliena. Afferrò il gatto e strinse. Cos'è questo suono strano? Chiese l'operatore meknosiano. Una specie di lamento. Bedford disse, calmo. Non c'è più niente che possa lamentarsi. Scordatevene. Spense la radio, portò il cadavere del gatto allo sfintere per i rifiuti e lo espulse. Un attimo dopo era tornato alla camera teta e ancora una volta riprendeva a dormire. Questa volta nessuno avrebbe manomesso i suoi comandi. Si addormentò in pace. Quando la sua nave attraccò a Meknos 3, il membro più anziano della squadra medica aliena lo accolse con una strana richiesta. Vorremmo vedere il vostro animale di bordo. Non ho animali, disse Bedford. Era indubbiamente vero. Stando a quello che ci è stato anticipato... Non sono affari vostri, disse Bedford. Avete il vostro vaccino. Adesso decollo. Il meknosiano disse... La sicurezza di qualunque forma di vita è affare nostro. Ispezioneremo la nave. In cerca di un gatto che non esiste, disse Bedford. La ricerca si dimostrò inutile. Impaziente, Bedford guardò le creature aliene scrutare ogni stiva e passaggio della sua nave. Purtroppo, i meknosiani trovarono 10 sacchi di cibo per gatti in polvere. Ne seguì una lunga discussione nella loro lingua. «Ho il permesso», chiese Bedford secco, «di tornare sulla Terra? Ho dei tempi stretti?» Quello che gli alieni stavano pensando e dicendo non gli interessava. Lui voleva solo rientrare nel silenzio della camera teta e del sonno profondo. Dovremo sottoporvi alla procedura A di decontaminazione, disse l'ufficiale medico alieno più anziano. In modo che nessuna spora o virus di... Mi rendo conto, disse Bedford. Vediamo di sbrigarci. Più tardi, terminata la decontaminazione, quando lui fu sulla nave in procinto di riaccendere i motori, la sua radio entrò in funzione. Era uno o l'altro dei meknosiani. A Bedford sembravano tutti uguali. Come si chiamava il gatto?
chiese il mecnosiano. «Norman», disse Bedford e premette il pulsante d'accensione. La nave guizzò in alto e lui sorrise. Non sorrise più quando scoprì che l'alimentatore della camera teta era scarico. E non sorrise quando si accorse che non trovava l'alimentatore di riserva. «Ho dimenticato di portarlo», si chiese. «Nah», decise. «Non avrei mai potuto dimenticarlo. Lo hanno preso loro». 2 anni per l'arrivo sulla Terra. 2 anni di piena coscienza, senza il sonno teta. 2 anni a starsene seduto, o a fluttuare, o, come aveva visto negli holofilm sull'addestramento militare, a raggomitolarsi in un angolo, completamente psicopatico. Trasmise una richiesta radio di ritorno a Mechnos 3. Non ci fu risposta. Da quel lato non c'era niente da fare. Seduto al modulo di comando, accese il piccolo computer di bordo e disse: «La mia camera teta non funziona! È stata sabotata! Cosa mi suggerisci di fare per 2 anni? Per le emergenze ci sono nastri di intrattenimento». «Giusto», disse. Avrebbe dovuto ricordarlo. «Grazie». Premette un pulsante e il portello del compartimento nastri si aprì. Nessun nastro. Solo un gioco per gatti. Un punching-ball in miniatura, che gli era stato consegnato per Norman. Lui non gliel'aveva mai dato. Per il resto, scaffali vuoti. «La mente aliena», pensò Bradford. «Misteriosa e crudele». Accese il registratore audio della nave e disse, con tutta la calma e la convinzione possibili: «Costruirò i prossimi 2 anni attorno alla routine quotidiana. Per prima cosa, i pasti. Passerò tutto il tempo possibile a programmare, preparare, mangiare e gustare deliziosi manicaretti. Nel tempo che mi attende, proverò tutte le combinazioni culinarie immaginabili». Irrequieto, si alzò e si trasferì al massiccio compartimento delle scorte alimentari. Mentre scrutava il locale, pieno zeppo di confezioni, pieno zeppo di file su file di confezioni identiche, pensò: «D'altra parte, non è che si possa combinare molto con una scorta per 2 anni di cibo per gatti. Almeno dal punto di vista della varietà. Tutta questa roba avrà lo stesso sapore?» Aveva lo stesso sapore. Grazie dell'ascolto. Ringrazio infine la mia prima e unica abbonata, Lovely. Spero che ce ne possano essere altri in futuro. Ah, dimenticavo, questo video serve anche per festeggiare i 2000 iscritti sul mio canale. E che dire, vi ringrazio davvero tantissimo per il vostro supporto e il vostro tempo e tutto quello che fate per me quotidianamente, anche se non ve ne accorgete. Grazie ancora, amici miei.